Prima gli scafisti, recita la prima pagina di oggi di Libero, riferendosi al PD. E purtroppo non è una battuta, non è uno sberleffo, non è una polemica gratuita, è una constatazione. Il piano presentato ieri dal Partito Democratico, 7 punti, è catastrofico. Ritirano fuori Mare Nostrum, che è stata una missione devastante, non solo per i 100.000 arrivi che ci sono stati nel 14, ma per i 3.000 morti che ci furono sotto quella missione, il doppio dei morti dell'anno scorso, il triplo dei morti dell'anno di Salvini, tanto per dare un'idea di quanto fu negativa quella ipotesi. Ancora, il Partito Democratico dice che dobbiamo fare accordi in Africa con i paesi che non ci diano problemi sul piano della democrazia e dei diritti umani, tradotto in italiano. Non fai accordi con nessuno in Africa, forse farai qualche accordo con la Svizzera, che in Africa non si trova, come è noto. La verità è che il Partito Democratico non vuole fare alcuna attività di dissuasione. Non gli è andata bene l'attività di ministro degli interni di Minniti, che pure era un loro uomo, ma l'hanno cacciato con infamia. Non gli andava bene Salvini, che hanno contestato e che hanno mandato a processo. Non gli va bene la Meloni, non gli vanno bene nemmeno i punti della von der Leyen. E allora direte voi che cosa gli va bene? Aspetta che te lo dico. Ho scoperto che la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha firmato la proposta di legge del deputato Riccardo Magi. Naturalmente una proposta che non fissa limiti all'accoglienza e che ha alcune perle deliziose. Quando si parla per esempio dei permessi di soggiorno per comprovata integrazione, si dice che questi permessi possono essere concessi, tenetevi forte, in assenza di procedimenti penali in riferimento a reati particolarmente gravi. Tradotto, se non hai fatto reati gravi, hai fatto solo reati lievi, va tutto bene, ti diamo la Coppa Schlein, ti diamo il premio Schlein e va tutto a posto. Aspetta che arriva anche la previsione sulla pensione da pagare anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva, hai capito? Anche in deroga alle regole sull'anzianità. Ecco, questa è la linea del Partito Democratico. Hai capito perché il titolo di Libero più scafisti per tutti non era una battuta, ma era una fotografia delle intenzioni del Nazareno?